Ti ricordi qualche tempo fa ho messo una di quelle pillole colorate che uso mettere in bacheca, dove ho scritto: lo sai che adesso, nel periodo di settembre, è il momento di cominciare a fare gli esercizi per la preparazione per chi va a sciare. Siamo arrivati ad ottobre, oggi è il 2 di ottobre, quindi si può cominciare piano piano a fare un minimo di preparazione. Non per niente, perché ridursi all'ultimo momento significa alzare le probabilità di farsi male sciando, sia per colpa degli altri che ti possono venire addosso, e se i tuoi muscoli sono forti, abbassi la probabilità di essere coinvolto e di non avere muscolatura sufficiente per sopportare eventuali traumi. Ma principalmente perché se tu ti prepari in anticipo, sciare significa avere grosse sollecitazioni, anche resistenza. Se vai a una settimana bianca, ti ci vogliono 3 giorni prima per riprendere bene l'allenamento e poi dopo ti cominci a godere le tue giornate di sci. Allora, perché non cominciare piano piano a fare qualche cosa fin da ora? Ti faccio vedere che solo a corpo libero, sempre previo riscaldamento, lo puoi fare tranquillamente a casa, al parco o in palestra. Fai un buon riscaldamento e poi cominci piano piano a simulare quelle che sono i classici movimenti dello sci. Cerca di caricare sui talloni, quindi il tuo peso è distribuito sulla parte dietro sul tallone della scarpa, il dorso è piatto, ok, vai in accosciata e poi risali. Strizza i glutei dall'accosciata in su. Uno, due, poi attenzione, non fate questo lavoro, significa sollecitare, ok, tutto il legamento rotuleo. Significa farsi male sia alla zona rotulea che ai legamenti e anche ai menischi. Allora, quindi devi simulare una seduta, vai indietro e poi risali. Massima estensione, massima accosciata. Chiaramente, se avete noie alle ginocchia, bisogna fare tutto un altro tipo di ragionamento. Invece un ginocchio sano, previo riscaldamento, cominci a fare queste serie, 4 serie da 15 inizialmente, e poi cerca di fare serie un pochino più lunghe, devi fare una forza resistente, perché quando tu sci, chiaramente porti, protrai per diversi minuti una sollecitazione di questo genere, così ti ripari tranquillamente dai traumi. Ciao!